È il 1942. Uno dei più grandi economisti del XX secolo, John Maynard Keynes, si aggiudica alla casa d'aste Sotheby's un baule di carte destinato a destare grande scalpore nell'ambiente scientifico. Sono scritti e documenti appartenuti a Isaac Newton, ma non si tratta di testi matematici. Spesso si considera Isaac Newton come il più grande scienziato mai esistito. Le sue pubblicazioni hanno cambiato la visione del mondo occidentale. Newton fece una moltitudine di cose, tra cui tre grandi scoperte nella scienza e nella matematica. Newton fece delle scoperte nel XVII secolo che continuano a formare il modo in cui le persone comprendono il mondo oggi. Grande scoperta fu sulla luce bianca. Infatti dimostrò che la luce bianca era composta di raggi di colori primari, ognuno con il proprio indice di refrazione. Così dimostrò che il bianco non era un colore primario come tutti credevano. La seconda fu scoprire i principi di quella che oggi chiamiamo calcolo infinitesimale. Trovò l'algoritmo per differenziazione e integrazione. Ma la sua più grande scoperta fu la gravità universale, che scoprì all'età di circa 45 anni, e che dimostrava che, secondo una specifica legge fisica, ogni oggetto nell'universo attrae ogni altro oggetto nell'universo. Isaac Newton, l'uomo a tutti noto per il celeberrimo aneddoto della mela. Si racconta che proprio questo frutto, che gli cadde in testa mentre è sdraiato sotto un albero nella sua tenuta di Woolsthorpe, gli faccia intuire la legge di gravità. Newton disse ai suoi primi biografi che era questo l'albero nel giardino di Woolsthorpe Manor che lo portò a elaborare la sua teoria sulla gravitazione. Sembra che osservò una mela cadere dall'albero mentre era qui nel 1665. E fu questo che gli diede la risposta che stava cercando. Un'intuizione che, come tutte le più straordinarie intuizioni, nasce da una domanda semplice. Perché la Luna non cade sulla Terra come la mela? Un'intuizione che gli vale una gloria immortale. Ma le scoperte di Newton sono numerose e in diversi ambiti. La sua ossessione per la conoscenza lo assorbe completamente e gli toglie il riposo. La conoscenza è l'unica compagna che accetti accanto a sé, forse perché è l'unica a non averlo mai tradito. Newton, l'uomo che, con Galileo, divide il merito di aver posto le basi della meccanica. Studia la rifrazione della luce e dimostra che un prisma può scomporre la luce bianca in uno spettro di colori e che quindi una lente e un secondo prisma possono ricomporre lo spettro in luce bianca. Nel 1671 la Royal Society, l'Accademia inglese della scienza, lo chiama per una dimostrazione del suo telescopio riflettore. Nel 1672 diventa socio dell'Accademia. La Royal Society aveva il ruolo di arbitro e giudice nell'ambito scientifico. Agiva come filtro della conoscenza e della divulgazione di quella che era ritenuta la scienza giusta. Essere membro della Royal Society è un grandissimo onore, ma il carattere aspro di Newton non si smorza con una vita di successo. E il successo non gli insegna a vivere in modo sano il rapporto con gli altri. Al contrario, la sua ostilità verso il mondo sembra accentuarsi e quello che era un ragazzo solitario diventa un uomo. Un uomo incline ai lunghi rancori. Newton, un uomo permaloso quindi, vendicativo, sgradevole, litigioso e paranoico, temeva la povertà e non tollerava alcuna critica da parte degli altri. Un uomo incapace di stabilire relazioni umane sane. Pare infatti abbia avuto un unico rapporto sentimentale durante l'adolescenza e che poi si sia votato alla castità. Ma anche in questo caso, come per tutto ciò che Newton fa, la scelta ha una motivazione precisa, quasi scientifica. È infatti convinto che la nevrosi derivante dalla frustrazione sessuale esalti le facoltà creative.
Di fatto, molte fra le maggiori scoperte di Newton coincidono con periodi di forte esaurimento nervoso. Nel 1687 pubblica in tre volumi Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, da molti considerata la più grande opera scientifica di tutti i tempi. Con essa Newton stabilisce le tre leggi universali del movimento. Un uomo che ha indagato ogni campo della conoscenza, che ha dedicato la sua esistenza al sapere e che è considerato la figura centrale dell'illuminismo scientifico. Un uomo molto particolare che sta per riservarci ancora una grande sorpresa. Newton, al momento della sua morte, lasciò 1,5 milioni di parole sull'alchimia. E una delle cose più affascinanti dell'alchimia di Newton è che la maggior parte dei suoi appunti sono sulle scritture altrui. Le carte acquistate da Keynes suscitano un certo imbarazzo nell'ambiente scientifico e aprono il campo a un interessante interrogativo. Newton, l'uomo che con le sue ricerche e il suo metodo ha dato l'avvio all'epoca che oscurerà ogni propensione verso le arti magiche, è stato davvero l'ultimo grande mago? La verità svelata dalle carte di Keynes è che Newton trascorre la maggior parte della sua vita, a partire dal 1667, immerso nella grande opera alchemica. Nel 1669 viene introdotto in un circolo clandestino di alchimisti e librai che gli procurano testi esoterici provenienti da tutto il mondo. Usa uno pseudonimo, Jehovah Sanctus Unus, l'unico e vero Dio. Mette insieme una biblioteca straordinaria di libri sull'alchimia, compila un glossario comprendente circa 7.000 parole e scrive una grande mole di appunti. Abbastanza presto nella sua carriera, Newton iniziò a lavorare su esperimenti d'alchimia e creò un laboratorio dove poter lavorare. A partire dal 1673, Newton e il suo assistente John Wilkins si trasferiscono in una nuova stanza del Trinity College di Cambridge, dove Newton ha una cattedra di matematica, e allestiscono un laboratorio alchemico in un'attigua baracca di legno. Qui è dove Newton visse per la maggior parte del tempo durante la sua permanenza a Cambridge, sicuramente all'apice della sua carriera come professore. È negli edifici di questo giardino che Newton faceva i suoi esperimenti d'alchimia. E qui aveva il suo laboratorio e la sua fornace costantemente accesa per permettergli di condurre esperimenti sui metalli e leghe metalliche. Secondo quanto riportato da John Wilkins, Newton considera sprecate tutte le ore non trascorse nello studio dell'alchimia e infatti trascorre il mese di settembre di ogni anno immerso in tali pratiche. Un altro aspetto del lavoro di Newton sull'alchimia era che credeva che coloro che erano alla ricerca della pietra filosofale dovevano, secondo le loro regole, vivere una vita religiosa molto severa. Credeva che i loro studi fossero frutto di grandi esperimenti. A 41 anni i suoi capelli sono quasi tutti grigi e lo scienziato inglese dice scherzando al suo assistente che ha fatto così tanti esperimenti con l'argento vivo da averne assunto il colore. Ma in fondo Newton non fa che continuare a fare ciò che ha sempre fatto. Insegue con passione e tenacia la verità. Il laboratorio alchemico, probabilmente, affina la sua sensibilità e contribuisce a svelargli la forza che lega i corpi all'universo. Se ogni sostanza può essere trasmutata nell'altra e se ogni sostanza è quindi collegata all'altra, allora, per via analogica, deve esserci anche una forza che lega i pianeti nell'universo. Alla luce di questa scoperta è importante sottolineare un dettaglio nella vita di Newton finora liquidato come un semplice vezzo. Lo scienziato inglese sembra ossessionato dal colore cremisi,
una tonalità di rosso, tanto da dipingere la propria stanza a Cambridge interamente di questo colore. Ma forse non si tratta solo di un vezzo. Il colore rosso simboleggia infatti l'ultimo stadio del processo alchemico. Elisir rosso è un altro nome per designare la pietra filosofale. Negli anni 60 del XVII secolo, Newton scrive numerosi opuscoli sull'interpretazione letterale della Bibbia. È convinto che in vari punti il testo sia stato forzato e falsificato e tenta di ricostruire il significato originale del libro fino ad arrivare a calcolare la data dell'Apocalisse, che secondo lui sarà nel 2060. Riconosce nel biblico re Salomone il più grande filosofo del mondo e trascorre molto tempo nel tentativo di ricostruire il suo tempio perduto di Gerusalemme. Nella primavera del 1693 scrive un documento intitolato Praxis, per molto tempo definito l'opera di un uomo sull'orlo della pazzia. Nell'autunno dello stesso anno ha un fortissimo esaurimento nervoso, dovuto probabilmente a una combinazione di sovraffaticamento da lavoro, trascuratezza, tensione emotiva e avvelenamento, derivante da un misto di sostanze assunte in un quarto di secolo di esperimenti alchemici. Per riaversi dall'esaurimento nervoso, Newton decide di abbandonare la scienza teorica e sperimentale. Nel 1695 lascia Cambridge. L'anno successivo gli viene offerto un posto alla Zecca Reale e Newton accetta. Com'è nella sua natura, si dedica con impegno totale al nuovo lavoro e nel 1699 diventa direttore della Zecca del Tesoro. Passa gli ultimi anni della sua vita immerso nel grande programma di una nuova coniazione delle monete inglesi ed esercita il suo potere per smascherare e punire i falsari. Ne manda molti al patibolo, senza far mostra di alcuna pietà. Nel 1705 la regina Anna lo investe cavaliere e questo è l'ultimo riconoscimento di una vita di successi e di solitudine, in linea con una convinzione che sostiene Newton da sempre, che la verità sia figlia del silenzio e della meditazione ininterrotta. Il 31 marzo del 1727, a 84 anni, Isaac Newton muore a Kensington, nei dintorni di Londra. Viene sepolto nell'abbazia di Westminster. Voltaire, che è presente al funerale, racconta come lo scienziato inglese riceva la sepoltura di un re. Il poeta Alexander Pope scrive per lui: «La natura e le sue leggi giacevano nascoste nella notte. Dio disse: che Newton sia, e tutto fu luce». Ci sono uomini per i quali la conoscenza è l'ossessione di una vita. Uomini nella cui mente le domande si susseguono frenetiche e l'ambizione è trovare una risposta che comprenda tutto. Uno di questi uomini è stato Isaac Newton. Lui si è cimentato con ogni sfumatura del sapere e non ha commesso l'errore, dalla sua epoca in avanti sempre più diffuso, di separare le diverse discipline. Un uomo che non vedeva contraddizione fra spiritualità, alchimia e scienza. Un uomo, forse anche per questo, grande.